Secondo tempo carissimi utenti tra Sporting Paternopoli e Caposele. Sporting Paternopoli in azione col numero 11 Palmieri. Sarà sulla laterale destro Perillo, la triangolazione Perillo Tekel, secondo l'arbitro è punizione. Punizione in area di rigore, perde palla e quindi la recupera il Caposele. Il lancio ai limiti, sfera che però termina fuori, nulla di fatto, fondo area a favore del Caposele che riparte con Malanga. Fondo area, batte Malanga. Il lancio. Gli azzurri in azione. Fallo, punizione. Rimessa arbitrale. Caposele riconsegna la sfera alla squadra di casa. Il lancio del portiere del Sporting Paternopoli. Sfera al numero 8 Cibellis Tommaso. Pallone a centrocampo. Ancora Caposele in azione. Si lancia in profondità, pallone ai limiti, attenzione, c'è questa possibilità per Cibellis, Sporting Paternopoli che avanza, Feniello, Grasso, la triangolazione, di nuovo in avanti la squadra del Caposele, perde palla Feniello, rossoneri in azione di gioco. Azione ai rossoneri, gli azzurri ribattono, pallone al numero 11 Palmieri, tiro finale Sporting Paternopoli in azione, pallone che però termina a lato, batte Malanga. Malanga in azione, il lancio. Cibellis. Pallone al numero 9. Valentino Malanga. Pallone deviato, rimessa laterale. Di nuovo in azione. Per gli azzurri il lancio, c'è un tackle, pallone fuori, rimessa laterale per la squadra del Caposele. Fondo area, ossia fondo area.
Malanga. Il lancio. Si porta in avanti la squadra con Cibellis. L'apertura sulla sinistra. Pallone che viene perso. Il tackle. Pallone per Grasso. Sfera in orizzontale. La Pio. Palla fermata. Grande giocata del numero 6 Russomanno. Una triangolazione porta la squadra rossonera in profondità. Palla fermata. Grasso. Fallo, punizione. Ah, salve, punizione. Batte Grasso. Il lancio in area di rigore. Sfera fermata. Fallo in area di rigore. Punizione. Azzurri in azione. Batte il numero 6 Russomanno. Il lancio, pallone al numero 10 Merola. Fallo, punizione. Per i rossoneri. Per gli azzurri del Caposele batte il numero 4 Lardieri. Caposele in azione, il lancio, la finta, Rossoneri che spazza la palla via. Bravissimo l'intervento, ottimo, del numero 6 Russomanno, che salvaguarda in un certo modo l'area di rigore della squadra del Caposele. Rimessa laterale per lo Sporting Paternopoli. Allora il numero 8 Cristiano. C'è di nuovo un fallo secondo l'arbitro e c'è punizione a favore del Caposele. Punizione per batte Malanga. Malanga batte la punizione. Il lancio in a centrocampo. Pallonetto. Palla fermata da Grasso, bravissimo Grasso in questa iniziativa. Di nuovo il Caposele in azione, il lancio per il numero 7 Cibellis. Cibellis, bravissimo. Penetra in area di rigore, la palla però viene fermata. Di nuovo il numero 8 Cibellis Tommaso. Merola, bravo Merola. Merola, tiro di Merola, ci prova. Grasso alla fine, l'attacco azzurro avanza, sbaglia la difesa rossonera, recupera, la palla esce fuori dall'area di rigore, recuperata dal numero 2 Feniello. Ci si lancia in avanti. La Pio.
Grasso. Palla a terra, lancio in profondità, in area di rigore, attenzione, ottima opportunità per il Caposele che poteva realizzare il gol. Intanto lo Sporting Paternopoli riparte con Davita fermato ed ecco il Caposele che in questo secondo tempo assume un significato calcistico diverso, l'iniziativa vicino al gol. Merola in area di rigore, pallone che termina fuori, ghiotta occasione per la compagine del Caposele che stava per triplicare il risultato. Intanto palla a Cibellis Tommaso, rossoneri in azione, rimessa laterale per lo Sporting Paternopoli. Bravo il numero 3 Delia che riesce a tutelare al meglio l'area di rigore. Corner per i rossoneri. Palla deviata. Sfera fuori. Rimessa laterale. Grasso, la palla poi termina al centro. Deviazione. Tiro finale. Palla che termina in out. Nulla di fatto. Risultato che resta invariato. A vantaggio del Caposele. Azzurri in azione. Pallone al numero 7, Cibellis Mario. Palla fuori. Di nuovo sfera spazzata via. Fallo, punizione su Cibellis Mario. Fenillo. Grasso. Apertura sulla destra. Merola. Cerca una triangolazione. Cibellis Tommaso. Merola. Tiro finale, ci ha provato Grasso, comunque oggi uno dei migliori in campo. Eccolo le immagini, Grasso, giocatore fondamentale in questo campionato per il Caposele. Oggi davvero in gran forma. Palla ancora ai limiti, il Caposele ci riprova. Sfera fermata dal numero 2 Fenillo, ma la palla scorre con lo Sporting Paternopoli che avanza, perde palla. Si gioca in orizzontale. Tiro finale ribattuto. La sfera deviata. Pallone in area di rigore, grande giocata del numero 6 Russomanno, grande giocata e c'è il corner per lo Sporting Paternopoli in azione in questo momento. Corner, battono i rossoneri.
il cross, deviazione di Russomanno, pallone fuori, ci prova lo Sporting. Il lancio in area di rigore, palla fermata, c'è deviazione. Ecco che gli azzurri possono permettersi di lanciarsi in profondità. Fenillo. Tiro finale di sinistro, Malanga è pronto a recuperare. Il lancio in verticale, fallo, punizione secondo l'arbitro. Si riparte con la squadra del Paternopoli in azione. Il cross, Fenillo salta di testa, Caposele che avanza. Ed ecco che c'è l'opportunità, Merola, si apre un corridoio, Cibellis, Grasso, Cibellis Mario, il lancio in verticale, deviazione. Luigi, lui, Sciamba, chiaro, vai giù. Caposele in azione, palla a Fenillo e c'è un errore in questo cross, sfera che termina fuori, fondo area. Sporting Paternopoli in azione. Fenillo, Grasso, Grasso ancora in gioco. Grasso, bravo Grasso, il suo dribbling. Tiro di Grasso, formidabile questa iniziativa di Grasso. Singolare, fa tutto da solo in questo caso. È stata secondo me la migliore soluzione per Grasso. Vicino al gol, fondo area. In lancio, pallone a centrocampo. Bravo il numero 9, Malanga Valentino, il quale riesce a tutelare al meglio il centrocampo. Il cross, vediamo Malanga, bravo Malanga. C'è un fallo a terra, due giocatori, si ferma il gioco. Rimessa arbitrale, la palla viene riconsegnata al portiere Malanga. Si torna di nuovo a ripetere forse la rimessa arbitrale, no, un giocatore in realtà e a terra, poi si rialza, si ferma il gioco. Ecco, viene riconsegnata la sfera al portiere Malanga. Il lancio, ancora la squadra del Caposele in azione. Lo Sporting Paternopoli però avanza. Pallone al numero 9, Barbieri. Fermato dal numero 2, Fenillo. Rimessa laterale, Fenillo. L'arbitro fa di nuovo ripetere perché c'è una sostituzione. Sulla panchina dello Sporting Paternopoli entra il numero 18, Balestra. Di nuovo il numero 2, Fenillo. La finta.
e azzurri in azione. Di nuovo Palmieri per lo Sporting Paternopoli che avanza. Pallone sul laterale destro. Gli azzurri di nuovo in avanti, lanciano il pallone oltre il centrocampo. Fenillo. Passaggio arretrato. Lancio in profondità. Grasso. Pallone sul laterale destro. C'è l'avanzata della squadra rossonera. Il sinistro però termina fuori. Caposeri in azione. Caposeri in azione, batte la rimessa laterale. Il lancio per il numero 10. Merola. Bravissimo Cibellis Mario. Grande questa azione, iniziativa singolare di Cibellis Mario come motorino. Avanza, viene fermato e poi alla fine c'è uno scontro. Attenzione. Punizione per lo Sporting Paternopoli. Sporting Paternopoli in azione, se ne incarica di battere questa punizione. Il lancio di Prizio, pallone che però viene fermato dalla difesa azzurra del Caposile. Di nuovo in azione lo Sporting Paternopoli che ci prova. Pallone in area di rigore. Deviazione ed è corner. Il cross e il Caposile spazza via un pallone insidioso. Gli azzurri in avanti, pallone in out, rimessa laterale per lo Sporting del Paternopoli in azione di gioco con Palmieri. Bravo il numero 4 Lardieri che spazza la palla via. Giocatore a terra, intanto si ferma il gioco. Rimessa laterale. Sporting Paternopoli in azione. Sfera fuori. Si torna a battere la messa laterale per lo Sporting Paternopoli. C'è stata una sostituzione sulla panchina del Caposele, entra in campo Monteverde, eccolo le immagini. Intanto il cross da Sporting Paternopoli termina fuori. Monteverde assume un ruolo di centrocampista offensivo. È uscito il numero 3 Delia. Malanga in lancio. Pallone al numero 9, Malanga, ancora gli azzurri in azione, pallone al numero 17, bravissimo Grasso, Merola, fallo, punizione, attenzione, l'arbitro cosa decide, vediamo un attimo, attribuisce la punizione a favore dello Sporting Paternopoli. Grasso, il destro, pallone in area di rigore, bravo Fenillo che evita ogni forma di pericolo in area di rigore con la testa, corner per lo Sporting Paternopoli.
il destro. La palla attraversa tutta l'area di rigore senza nessun riscontro. Fondo area. Malanga. Batte Malanga in fondo area. C'è un'altra sostituzione sulla panchina Sporting Paternopoli. Fondo area. Il lancio di Malanga. Pallone a centrocampo. Cibellis Tommaso, scivola Cibellis Mario. Feniello, bravo Feniello, riesce a deviare la palla fuori. Rimessa laterale per la squadra rossonera. Intanto si piazza molto bene in difesa la squadra del Caposele, che riesce a contrarre l'iniziativa in area di rigore dello Sporting Paternopoli. Palla in out, rossoneri in azione. Batte il numero 3, Lapio. Deviazione del numero 2, Feniello. Rimessa laterale. Gli azzurri però spazzano via il pallone. Tiro finale. Grasso. Cibellis. Malanga. Pallone giunge a Malanga che blocca. Il destro. Pallone oltre il centrocampo. Deviazione. Malanga Valentino. Grasso. Cibellis Tommaso cerca di aprire un varco in fase offensiva per Mario Cibellis, che ormai è l'attaccante ufficiale in area di rigore. Ecco Grasso sul pallone, cerca di contrastare Prizio, il quale arretra il passaggio. Ancora Prizio. Una serie di scambi portano il numero 8 Cristiano in avanti. Palla che termina fuori. Rimessa laterale, batte il numero 2 Feniello. Il lancio in profondità, sfera deviata. Feniello, il capitano Merola in azione. Cibellis Tommaso, poi l'arbitro fischia un fallo a centrocampo. Palmieri sul pallone. Blocca Malanga. Il destro. Oltre al centrocampo. Deviazione di Grasso. Palla fuori. Malanga Valentino sul pallone. Una serie di triangolazioni portano la squadra azzurra ai limiti. Monteverde. Corre il Caposele in avanti. C'è ancora un fallo, l'arbitro fischia. Attualmente nel secondo tempo si stanno verificando una serie di falli e di punizioni rispetto al primo tempo, che è stato giocato in modo più fluido.
Rossoneri avanti. Grasso. Pallone ai limiti e l'arbitro però fischia un fallo. Malanga. Malanga il lancio. Feniello. La finta Cibellis per Cibellis Mario. Sera che però scorre al portiere dello Sporting di Paternopoli. Bravo Feniello che di destro ferma il gioco. La Pio. Palla fuori e l'arbitro è fondo area. Quindi si riparte con un fondo area, batte il numero 1 Malanga. Il lancio, centrocampo. Monteverde, Cibellis Tommaso, pallone per Cibellis Mario. Sfera nelle mani del numero 1, pallone che si riparte dall'area di rigore con il rosso in azione, ottimo l'intervento ed ecco che scatta il contropiede, Cibellis Tommaso, l'apertura per Cibellis Mario, gamba tesa in questo caso, quindi punizione per la squadra del Caposile. Punizione. Valentina è morta, vale! Batte il numero 9 Malanga Valentino. Il sinistro. La finta, attenzione, la possibilità di poter realizzare il gol, ma il portiere dello Sporting Paternopoli sta ben attento. Ancora rossoneri in azione che avanzano. Cibellis Tommaso, il lancio per Mario Cibellis. Mario Cibellis penetra in area di rigore, il tiro finale di destro, il suo interno destro, ottima l'intenzione del calciatore che in questo caso è andato vicino al gol. Fondo area. Sporting Paternopoli in azione. È facile, non ho gol. No, mannaggia, sono andando. Sfera fermata dal numero 15 Monteverde. Grasso. Sporting Paternopoli in azione. Palla fermata. E quindi l'arbitro però fischia un fallo su Merola. Punizione. Sporting Paternopoli che avanza. La rovesciata. Prova. Palla deviata. Prova la rovesciata. Sfera fuori. Feniello consolida molto bene la posizione difensiva sul laterale destro. Ecco le immagini, intanto c'è un'altra sostituzione. Entra il numero 13 Balestra e poi anche entrato Grasso, ricordiamo, il numero 15. Ci sono state tre sostituzioni per quanto concerne lo Sporting Paternopoli. Per quanto riguarda invece la squadra del Caposele, sta entrato Monteverde.
batte il numero 2 Fenillo. In lancio, palla fermata, Palmieri, sfera bloccata dal numero 4 Lardieri. Entrano giustamente in gareggiata per evitare il fuorigioco. Sporting Paternopoli in avanti col numero 18 Balestra, palla che però termina fuori. Quindi rimessa laterale. 5 minuti. Di nuovo in azione la squadra dello Sporting Paternopoli. Punizione per i rossoneri. Il lancio. Deviazione della palla. Grasso. Fallo. Posizione irregolare secondo l'arbitro. Vai Grasso. Malanga. Il lancio supera il centrocampo, palla gestita però il centrocampo, si difende molto bene il Caposele col suo numero 6 Lussomanno, allora numero 4 Lardieri, deviazione, rimessa laterale. Anzi, tra l'altro l'arbitro ha fischiato un fallo avvenuto in questa sezione della metà campo del Caposele, il sinistro. Lancio oltre il centrocampo, Grasso, Cibellis, Mario cerca la fuga, sfera che termina, anzi riconquistata in extremis dal difensore dello Sporting Paternopoli, il sinistro. Il lancio in verticale per Balestra. Bravo il numero 6. Lussomanno, intanto l'arbitro ha fischiato un fallo. Punizione per il Caposele. Leonica Millenzo Lotti, non ci vedi! Il lancio, pallone fermato, la verticalizzazione del gioco produce il movimento del numero 7 Cibellis Mario, sempre in movimento ai limiti, ancora Tommaso Cibellis. Rossoneri in azione. Grasso, l'apertura fermata, Monteverde, bravissimo, il tackle, contrasto, l'apertura. C'è un fallo sul numero 11. Punizione, attenzione. Punizione per la squadra. Un'altra sostituzione sulla panchina del Caposele. Entra il numero 18 Lussomanno, Gerardo. Eccolo nelle immagini. Ed esce il numero 17 Grasso. Il lancio in area di rigore, Azzurri che praticamente
riescono a difendersi al meglio e cercano di lanciarsi in area di rigore. Palla fuori, rimessa laterale. Il lancio in verticale. C'è il pareggio dello Sporting Paternopoli. 2-2. La rete è messa a segno da Balestra. Si riparte da centrocampo. Merola. Pallone per Monteverde. Merola, Cibellis, il lancio ancora a Mario Cibellis. Palla spazzata via. Sfera fuori, rimessa laterale. La finta. Per Russo Manno, il pallone, Feniello, il lancio. Fallo, punizione. Punizione, il caposele batte questa punizione. Batte Malanga. Malanga sul pallone. Pallone ribattuto, ottima punizione, Monteverde. Malanga. Deviazione, corner per la squadra del Caposele. Sto sudando freddo. Merola dal corner. Il cross. Deviazione. Malanga. Sinistro. Pallone deviato. Rimessa laterale per gli azzurri. Fallo, punizione. L'opportunità di poter triplicare il risultato. Punizione. Di nuovo in azione la squadra del Caposele. Il destro in area di rigore. Palla deviata. Cibellis Tommaso. Palla spazzata via. Rimessa laterale. Monteverde. Palla che viene però ribattuta. Fallo, punizione al centrocampo. Merola. Il destro. Vicino al gol. E corner. Corner per la squadra del Caposele.
vicino al gol, di nuovo il Caposele. Finisce la partita, grazie dell'attenzione.